A tutti noi è capitato in vita nostra di lavorare molto duramente a qualcosa per cui nutrivamo grandi aspettative e poi di non aver ottenuto subito i risultati che credevamo di meritare. Di tanto in tanto mi capita di leggere commenti di utenti che dicono di aver comprato diversi libri o corsi dai vari guru della crescita personale e di aver applicato i vari insegnamenti per filo e per segno, poi vabbè, questo è da vedere, ma di non aver ottenuto i risultati sperati. Queste delusioni, nella quasi totalità dei casi, derivano dal fatto che la gran parte delle persone, erroneamente, vede la vita come una partita di scacchi. La realtà però è che la vita di ognuno di noi è molto più simile ad una partita di poker. E in questo video spiegherò per filo e per segno cosa intendo con queste parole, analizzando 9 analogie fra il gioco del poker e il gioco della vita. Verso la fine del video voglio anche buttarvi lì una provocazione e vorrei il vostro parere a riguardo. Magari lasciate un commento e fatemi sapere cosa ne pensate, ma ovviamente per favore vi chiedo prima di seguire il video attentamente per capire le varie argomentazioni. Prima però voglio ringraziare lo sponsor di questo video e sponsor ormai storico del canale, 4Books. La missione di 4Books è rendere semplice per chiunque trovare ogni giorno gli spunti giusti per migliorare la propria vita e il proprio lavoro, attraverso audio di 15-20 minuti l'uno, in cui vengono discussi i punti salienti tratti dai migliori libri in circolazione. Crescita personale, finanza, storia, filosofia, ce n'è per tutti. I contenuti di 4Books possono anche essere scaricati e ascoltati offline, o se preferite potete leggerli scaricando il PDF del libro che vi interessa. I contenuti sono inoltre disponibili sia in italiano che in inglese e spagnolo, quindi potete anche utilizzare il servizio per migliorare le vostre conoscenze linguistiche se volete. All'interno dell'app di 4Books trovate anche materiale extra come articoli, rassegne stampa e podcast da ascoltare. Se volete provare 4Books registrandovi attraverso il link che trovate sotto in descrizione, riceverete una settimana di prova gratuita e poi se vi piace e decidete di continuare ad usarlo, riceverete anche uno sconto sull'acquisto. Trovate tutti i dettagli in descrizione. Buon ascolto con 4Books e proseguiamo. Il ragazzo nella foto si chiama Magnus Carlsen. Potete chiedere a 1000 giocatori di scacchi professionisti o amatori chi sia il migliore torneista di scacchi al mondo e la risposta sarà unanime. A soli 32 anni, il 5 volte campione del mondo, è da molti anche considerato il più forte giocatore di tutti i tempi. Quest'altro ragazzo nella foto a destra si chiama Michael Adamo. È un ragazzo australiano ed ha 28 anni. È considerato oggi il miglior torneista di poker Texas Hold'em in circolazione dai suoi colleghi professionisti. Non da tutti però. Se come fatto con Magnus chiedessimo infatti a 1000 giocatori di poker professionisti chi sia il miglior giocatore torneista in circolazione, aspettatevi di ricevere 40-50 nomi diversi. Steven Chidwick, David Peters, Justin Bonomo, Nikita Bodiakovsky, Jake Schindler, Fedor Holtz. Potrei andare avanti per un po'. Giocatori amatoriali, inoltre, vi diranno nomi completamente diversi come Phil Helmuth o Daniel Negreanu. Insomma, è praticamente impossibile definire chi sia il migliore, come invece può essere fatto con gli scacchi. Ma perché questa discrepanza? La ragione è semplice: negli scacchi il migliore vince sempre. E quando dico sempre, intendo dire almeno il 95% delle volte, forse di più. Il fattore fortuna, anche a breve termine, è quasi inesistente. E basta un campione di partite molto piccolo per determinare se un giocatore è meglio di un altro. Nel poker invece, nonostante sia un gioco di abilità, altrimenti non esisterebbero giocatori professionisti, c'è una variante aleatoria che fa sì che capiti molto più frequentemente che un giocatore meno esperto vinca anche contro un giocatore più affermato. Detto questo, sul lungo periodo il fattore fortuna si riduce e più partite vengono giocate e più aumenteranno le probabilità di successo del giocatore più forte. Questa è la prima lezione che possiamo imparare e la prima più evidente analogia fra il poker e la vita. Non sempre vince il migliore, il più preparato. Sul breve termine la fortuna ha un impatto rilevante, ma sul lungo termine questo fattore diminuisce e lascia spazio alla nostra bravura. Per chi non ha capito bene quello che intendo, faccio un breve esempio in un contesto diverso, dato che è importante capirlo. Perché se la Juventus o l'Inter o il Milan giocano una partita contro il Sassuolo o l'Empoli, può darsi benissimo che la perdano, ma a fine campionato finiscono sempre davanti in classifica. Per la stessa ragione, a breve termine tutto può accadere, ma sul lungo periodo generalmente le squadre migliori emergono.
Questa è la ragione per cui nei miei video mi sentite spesso parlare di pensiero a lungo termine. Spesso non abbiamo controllo su ciò che può accadere sul breve periodo, mentre se la nostra vita fosse una partita di scacchi, sapremmo già che ad ogni azione corretta corrisponderebbe un risultato positivo. Lezione numero 1. I veri risultati si misurano sul lungo termine. La seconda ragione per cui la vita è molto più simile al poker che agli scacchi è che il poker è un gioco di informazioni incomplete. Mentre negli scacchi tutte le informazioni sono a nostra disposizione sulla scacchiera e sappiamo che se prendiamo le giuste decisioni vinceremo la partita, nel poker non è sempre così. Non conosciamo infatti le carte dei nostri avversari, non sappiamo il loro stile di gioco o livello d'esperienza, a meno che non ci abbiamo giocato contro prima. Gli scacchi seguono una logica deterministica, per cui ad ogni azione segue una reazione prevedibile. Il poker ha una logica probabilistica, per cui a volte la mossa giusta si rivela perdente. Lo stesso nella vita, ad esempio quando decidiamo di intraprendere una relazione con una persona, non sappiamo tutto quello che c'è da sapere su questa persona. Se decidiamo di sposarci è perché crediamo che ci siano buone probabilità che il matrimonio funzioni, ma non possiamo esserne certi al 100%. Circa il 50% dei matrimoni al giorno d'oggi finiscono in divorzio. Credete che due persone si sposerebbero se sapessero per certo che finirebbero col divorziare un giorno? Prima iniziamo a capire che ogni evento in vita nostra è fondato su basi probabilistiche e non su certezze, e prima inizieremo a comprendere che molti dei fallimenti a cui andiamo incontro sono perfettamente normali e dovremo imparare ad accettarli come tali. Essendo la vita come il poker un gioco di informazioni incomplete, tutto ciò che possiamo fare è focalizzarci sul fare la scelta che consideriamo giusta, piuttosto che dare troppo peso al risultato di quella singola scelta. Nel poker potete mettere le chips in mezzo da favoriti all'80% e perdere la mano. Capita più frequentemente di quanto crediate. Matt Affleck is gonna have 41 million chips or no chips. He needs to dodge a king, jack or eight. The river card. No, it's an eight! Lo stesso nella vita. Non date per scontato che solo perché qualcosa ha una bassa probabilità di accadere non possa accadere. Un risultato negativo non dovrebbe far cambiare la vostra mentalità o influenzare le vostre future decisioni. L'obiettivo è sempre quello di prendere le decisioni giuste. Lezione numero 2. Concentrati sul prendere la decisione migliore con le informazioni a te disponibili. Non focalizzarti su cose su cui non hai il controllo. Vi ricordate il film Asso con Adriano Celentano? Un cipino. Tutto quello che hai davanti. Tutto quello che ho. Più un telefono. Ecco, molti quando sentono la parola poker lo associano a quelle immagini, ma il gioco del poker oggi è tutt'altro, molto lontano da quella realtà. Molto simile agli scacchi per molti aspetti. Oggi infatti un giocatore novizio di scacchi può imparare a giocare relativamente bene, in modo abbastanza veloce grazie alla possibilità di esercitarsi e studiare tecniche di gioco al computer. Lo stesso con il poker. Mentre 20 anni fa lo studio del gioco avveniva per lo più attraverso scambi di opinioni fra giocatori, al giorno d'oggi lo studio avviene attraverso l'uso di sofisticati solvers, ovvero programmi dedicati che insegnano ad applicare le strategie migliori. Ma questi studi garantiscono la vittoria nel poker? No, o almeno non sul breve termine. Per diverse ragioni, una di queste è che il poker è anche un gioco di persone. Mentre lo studio sui solvers permette di fare la mossa giusta seguendo il modello ottimale della teoria dei giochi, e per chi non sapesse di cosa sto parlando, ho fatto un video dedicato alla teoria dei giochi in passato, metto il link sotto in descrizione nel caso voleste approfondire. Dicevo, mentre lo studio sui solvers permette di fare la mossa giusta seguendo il modello ottimale della teoria dei giochi, questo non tiene conto del fatto che il nostro avversario non è un computer che farà sempre la mossa, chiamiamola giusta, ma un umano che farà la propria mossa in base a ciò che lui considera giusto. E spesso, soprattutto fra i giocatori amatoriali, queste mosse saranno influenzate dalle emozioni del giocatore in quel preciso momento, oltre che da carenze tecniche che comunque lo possono portare a fare mosse diverse da ciò che è considerato ottimale. Lo stesso nella vita, possiamo pensare in modo super razionale, ma dobbiamo anche considerare che abbiamo a che fare con persone in carne ed ossa che non sono dei computer ed hanno emozioni che le possono portare a prendere delle decisioni a volte poco razionali. Questo chiaramente non le rende cattive persone, ma le rende imprevedibili.
Migliorare il proprio quoziente di intelligenza emotiva ed imparare a capire e dialogare con gli altri è un fattore chiave per avere successo nella vita. Lezione numero 3. Studia e impara a pensare in modo razionale, ma comprendi anche che la maggior parte delle persone prende decisioni su base emotiva. A poker, generalmente, in un tavolo da 8-9 giocatori, i migliori giocatori giocano fra il 15 e il 30% delle mani, in base al proprio stile di gioco. A volte si può andare per lunghi periodi senza giocare una mano, e va bene così. A poker, come nella vita, avere pazienza è importantissimo. Ogni giorno ci troviamo a fare delle scelte, a decidere se intraprendere o no le varie opportunità che si presentano. Ecco, non dobbiamo coglierle tutte, dobbiamo essere selettivi. Ma quello che decidiamo di intraprendere dobbiamo farlo in modo deciso e aggressivo, proprio come nel poker. Un giocatore passivo, infatti, non vincerà mai a poker come nella vita. Chi sta seduto ad aspettare che arrivino le carte ottimali da giocare e nel frattempo passa il tempo a grattarsi, non andrà mai da nessuna parte. Se aspettiamo che il prossimo grande progetto ci caschi dalle nuvole, probabilmente dovremo aspettare a lungo. Individuare le giuste opportunità e saper prendere rischi calcolati sono doti essenziali sia nel poker che nella vita. Rischi calcolati, ho detto, non rischi a casaccio tanto per soddisfare il proprio testosterone. Questo vale soprattutto per noi uomini che abbiamo spesso a che fare con problemi di ego che le donne fortunatamente per loro non hanno. Lezione numero 4. Sii selettivo con le tue scelte ma affronta le opportunità che decidi di intraprendere in modo aggressivo. Prendi rischi calcolati. Come detto in precedenza, negli scacchi durante una partita tutte le informazioni sono a nostra disposizione. Nel poker non è così ed è per questa ragione che una parte essenziale del gioco del poker è saper bluffare. Per chi non fosse pratico col gioco, bluffare significa far passare all'avversario la mano migliore in modo da vincere il piatto senza dover mostrare le nostre carte. La differenza fra un bravo giocatore e uno mediocre però è come bluffa. Il giocatore mediocre lo farà a sensazione, a caso. Il giocatore bravo però racconterà una storia, giocherà la propria mano in modo che ad ogni giro di puntate sembrerà più forte di quello che in realtà è, in modo da essere veramente convincente e portare l'avversario a far passare la propria mano. La stessa cosa nella vita. Non tutti siamo nati con le stesse fortune e privilegi. Ad alcune persone la vita ha dato carte di partenza ottime, ad altre persone carte discrete e ad altre ancora carte mediocri. Chi ha avuto carte di partenza ottime avrà più probabilità di successo, ma questo non vuol dire che chi ha ricevuto carte mediocri non possa farcela a vincere la mano. Ognuno di noi dovrebbe approcciarsi alla vita cercando di fare del proprio meglio con ciò che ha a disposizione. Se durante una partita un giocatore di poker continua a ricevere brutte carte, ha due scelte: o continuare a passare, limitare i danni e inevitabilmente finire con pian piano perdere le proprie chips, o può cercare di far accadere qualcosa, inventarsi qualcosa per vincere i piatti che in teoria, guardando le carte che ha, non dovrebbe vincere, ma che riesce invece a far suoi grazie alla propria abilità. Lezione numero 5. Non puoi scegliere le carte che ti vengono date, ma è tuo dovere cercare di giocarle al meglio. Molti credono che il poker sia un gioco di letture fisiche e giochi psicologici, probabilmente per l'immagine che il poker ancora ha agli occhi della massa. E sì, questa è una componente del gioco, ma neanche lontanamente importante quanto molti pensano. In realtà non occupa più del 10-20% all'interno di una strategia di gioco. L'80-90% del gioco è basato su scelte giuste dal punto di vista matematico. Non è un caso che molti campioni di poker abbiano un background di studi nel campo statistico o della matematica. Nella vita è la stessa cosa. Molte persone perdono troppo tempo dietro a cose di poca importanza, disperdendo le proprie energie e la propria attenzione. Attenzione ed energie che potrebbero invece essere dedicate a ciò che è realmente importante. Se domani vi offrono il lavoro dei vostri sogni, veramente lo rifiutate perché non potete raggiungerlo a piedi e dovete invece farvi 20 minuti di autobus ogni giorno? Non credo. Lezione numero 6. Concentrati su ciò che è realmente importante. Evita distrazioni di poca importanza. Uno dei migliori modi per imparare nuove lezioni e migliorare nel poker è quello di perdere. Lo stesso nella vita. A volte sia nel poker che nella vita capita di vincere per semplice fortuna. Non facciamo la scelta ottimale, ma ci va bene e ce ne dimentichiamo. La prossima volta faremo lo stesso errore, ma molto probabilmente verremo puniti. Quando sbagliamo e perdiamo, però, è diverso. Se siamo abbastanza autocoscienti da riconoscere il nostro errore, ci si presenta di fronte un'ottima opportunità di miglioramento.
Non vogliamo commettere lo stesso errore in continuazione. Se così fosse, ci staremmo pregiudicando un'ottima opportunità per imparare qualcosa. Ora starete pensando, sbagliando si impara, ed è proprio così. Lezione numero 7. Impara dai tuoi errori. Come nella vita di tutti i giorni, sia negli scacchi che a poker ci sono diversi livelli di pensiero. Questo vuol dire che molto spesso può capitare che una persona o un giocatore faccia la scelta giusta, ma per la ragione sbagliata. Nel poker questo comporta anche che i giocatori di livello più basso si trovino spesso a giudicare delle giocate fatte da giocatori di alto livello, magari considerandole sbagliate, quando in realtà sono semplicemente loro a non capire il più complesso livello di ragionamento che si nasconde dietro ad una specifica giocata fatta da un professionista contro un altro professionista. Lo stesso nella vita. A volte verrete giudicati da persone che non hanno le competenze per farlo. Perché in Italia siamo 60 milioni di allenatori di calcio, ma solo 20 di loro sono in realtà seduti sulle panchine delle squadre di Serie A? Magari prima di criticare i vari allenatori dovremmo farci due domande. La vita non è una gara di popolarità e saper prendere decisioni a volte controverse, con rischio anche di incappare in una brutta figura, fa parte del gioco. Non abbiate paura di prendere tali decisioni e se avete bisogno di consigli, fateveli dare da persone di cui rispettate l'opinione. Lezione numero 8. Fregatene dell'opinione della massa, non aver paura di prendere decisioni poco popolari. Infine l'ultima lezione, ma forse la più importante e divertente. Sapete perché ci sono così tanti soldi in circolazione nel poker, gioco in cui ogni settimana si giocano tornei in tutto il mondo con centinaia di migliaia, se non milioni di euro di montepremi, e ci sono così pochi soldi in circolazione negli scacchi? Questo ci fa ritornare agli insegnamenti appresi nella prima lezione di questo video. Fondamentalmente nessuno vuole giocare soldi contro un giocatore più forte di lui, sarebbe puro masochismo. Negli scacchi, come detto, è molto semplice capire chi fra due persone sia il giocatore più forte, non si scampa. Se hai voglia di giocare per soldi contro Magnus Carlsen, fai prima a fargli un bonifico e risparmiare il tuo tempo. Nel poker però non è così. Quella componente aleatoria di cui ho parlato in precedenza porta la quasi totalità dei giocatori a sopravvalutarsi. Quasi tutti infatti, dal giocatore più forte al mondo al più scarso in assoluto, i giocatori di poker hanno una memoria selettiva che li porta a ricordare le giocate in cui sono stati sfortunati e per questo motivo hanno perso, mentre dimenticano molto velocemente quando sono stati loro ad avere fortuna. In breve, quando vincono è bravura, quando perdono è sfortuna. E questa è un'analogia palese con il gioco della vita. La gran parte delle persone ha un ego che le porta a pensare di essere meglio di quello che in realtà sono, in qualsiasi campo, e di conseguenza di meritare di più. Tendiamo infatti a ricordare quando subiamo ingiustizie o qualcosa che noi consideriamo tale, ma dimentichiamo in fretta quando siamo noi a ricevere un favore magari non meritato. Lezione numero 9. Tutti noi tendiamo a sopravvalutarci e abbiamo una memoria selettiva che ci fa credere di meritare di più. Spesso non è così, sii obiettivo. Per concludere, ricordatevi che i risultati che ognuno di noi ottiene in vita propria sono la semplice combinazione fra la somma delle decisioni prese e quanto la fortuna ci ha assistito in queste decisioni. Migliori saranno le decisioni prese e più alte saranno le probabilità di avere successo, dato che il fattore fortuna avrà un impatto meno rilevante. Nulla però ci è garantito e tantomeno dovuto. Concentratevi sul prendere le decisioni migliori, ovvero su ciò su cui avete controllo. Ok, per chiudere, come promesso, voglio lanciare una provocazione. A mio parere, sia gli scacchi, ma soprattutto il poker, dovrebbero diventare materie di insegnamento scolastico. Se avete capito bene, dovrebbero essere insegnate a scuola. Il risultato sarebbe, a mio parere, fenomenale e porterebbe i seguenti vantaggi agli studenti. Miglioramento del ragionamento logico e razionale. Miglioramento della propria intelligenza emotiva. Comprensione delle basi statistiche e del calcolo delle probabilità. Imparerebbero a trovarsi a proprio agio nelle incertezze, a prendere decisioni con a disposizione informazioni incomplete. Imparerebbero a controllare le proprie emozioni in modo da limitare l'effetto di queste emozioni sulle loro decisioni. Imparerebbero a prendere responsabilità per le proprie decisioni e a pagare il prezzo per le decisioni sbagliate, senza che qualcun altro paghi per loro. Chi di voi ha studiato il filosofo tedesco Immanuel Kant probabilmente sa che lui era uno scommettitore e promuoveva il fatto di dare un valore monetario alle proprie opinioni. Concordo al 100% su questo punto. Kant propone le scommesse come antidoto a uno dei grandi mali della società,
la falsa fiducia che nasce dall'ignoranza della natura probabilistica del mondo, dal desiderio di vedere il bianco e il nero laddove potremmo giustamente vedere il grigio. In un mondo in cui tutti parlano e si sentono quasi in dovere di esprimere pubblicamente le proprie opinioni riguardo a qualsiasi argomento, in un mondo in cui tutti si lamentano di non avere abbastanza libertà d'espressione, che bello sarebbe se ogni opinione da noi espressa, soprattutto riguardo ad argomenti controversi, fosse accompagnata da un certo ammontare in denaro e nel caso l'opinione, che siamo così convinti sia assolutamente giusta, si rivelasse invece sbagliata, perderemo i nostri soldi. E nascondersi dietro a un ipocrita «no, io non scommetto mai», che in altre parole vuol dire «lasciami continuare a sparare boiate impunito», non sarebbe più un'opzione. Cosa pensate succederebbe in uno scenario del genere? Ve lo dico io, che tutti noi, dal primo all'ultimo, incluso il sottoscritto chiaramente, parleremo di meno e rifletteremo di più prima di esprimere una nostra opinione. Ora ditemi, cosa ne pensate? Se vi va, lasciate un commento. Se vi è piaciuto questo video, vi consiglio il video La teoria dei giochi, che è uno dei miei video preferiti su questo canale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Ciao!